O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni a questo e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. O Dio dei Santi Martiri, eredità e corona, benedici il tuo popolo. Nel nome dei Santi Martiri, perdoni i nostri debiti e rinnovi i nostri cuori. O martire di Dio, discepolo fedele, che hai segnato nel sangue il patto del battesimo. Tu dividi con Cristo l'agnello del riscatto, la croce e la vittoria nel regno dei beati. Intercedi per noi pellegrini nel tempo e guida i nostri passi sulla via della pace. Tu libera gli oppressi, sostieni i vacillanti e raduni gli dispersi nell'amore del Padre. A te sia lodo, Cristo, parole del Dio vivo, che sveli nel martirio la forza del tuo Spirito. Amen. Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel mio grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò nel giusto quando parli, tutto retto nel tuo giudizio. Ecco che la colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore, e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con il sopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostienimi un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio, e se offro l'olocausto non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tu, oh Dio, non disprezzi. Amore, fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Saranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la gloria. Il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriano contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione e vergogna per i secoli eterni. Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, egli è Dio che ha plasmato e fatto la terra, e l'ha resa stabile. L'ha creata non come orni da regione, ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non c'è un altro Dio. Io non ho parlato in segreto, io in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un orrida regione. Io
sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza, che portano un idolo da loro scolpito, e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo, e chi ha predetto fin da allora? Non sono forse io il Signore, fuori di me non c'è altro Dio, fuori di me non c'è un Dio giusto e salvatore. Volgetevi a me, sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio e non c'è un altro. Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giungerà ogni lingua. Si dirà solo nel Signore, si trovano vittoria e potenza. Verso di lui verranno coperti di vergogna quanti fremono d'ira contro di lui. Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Venite al Signore con canti di gioia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete il Signore Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo è il regge del suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo e benedita il suo nome. Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite al Signore con canti di gioia. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Mia forza, mio canto è il Signore. Mia forza, mio canto è il Signore. È Lui la mia salvezza. Mio canto è il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Mia forza, mio canto è il Signore. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna.
Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Per giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E il tuo bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. In unione con i santi martiri uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre. Cedenti con il tuo sangue, o Signore. Per i tuoi martiri che abbracciarono la morte a testimonianza della fede. Donaci la vera libertà di spirito. Per i tuoi martiri che confessarono la fede fino all'effusione del sangue. Da noi una fede pura e coerente. Per i tuoi martiri che seguirono le tue orme sul cammino della croce. Padre, sosteniamo con fortezza le prove della vita. Per i tuoi martiri che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello. Donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo, Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a Santo Ottavio un'invitta costanza fra i tormenti del martirio, rendici sereni nelle prove della vita e salvaci dalle insidie del maligno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e viva regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. O Spirito Paraclito, uno col Padre e Figlio, discende a noi benigno nell'intimo dei cuori. Luce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio triunico, fonte d'eterno amore. Amen. Nella dura lotta il Signore vi diede vittoria, perché più potente di tutto è il suo amore.
Io sono prostrato nella polvere, dammi vita secondo la tua parola. Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto. Insegnami i tuoi voleri. Farò conoscere la via dei tuoi precetti e rivelerò i tuoi prodigi. Io piango nella tristezza, sollevami secondo la tua promessa. Tieni lontana da me la via della menzogna, fammi dono della tua legge. Ho scelto la via della giustizia, mi sono proposti i tuoi giudizi. Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore, che io non resti confuso. Corro per la via dei tuoi comandamenti, perché hai dilatato il mio cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, fammi giustizia, nell'integrità ho camminato, confido nel Signore, non potrò vacillare. Scrutami, Signore, e mettimi alla prova. Raffinami al fuoco il cuore e la mente. La tua bontà è davanti ai miei occhi e nella tua verità dirigo i miei passi. Non siedo con uomini falsi e non frequento i simulatori. Odio l'alleanza dei malvagi. Non mi associo con gli empi. Lavo nell'innocenza le mie mani e giro attorno al tuo altare, Signore, per far risuonare voci di lode, per tremare tutte le tue meraviglie. Signore, amo la casa dove dimori e il luogo dove abita la tua gloria. Non travolgermi insieme ai peccatori e con gli uomini di sangue non perder la mia vita. Perché nelle loro mani è la perfidia e la onestà piena di regali. Integra invece il mio cammino, riscattami e abbi misericordia. Il mio piede sta su terra piana, nelle assemblee benedirò il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te grido, Signore, non restare in silenzio, mio Dio, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica, quando ti grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio. Non travolgermi con gli empi, con quelli che fanno il male. Parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia nel cuore. Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia. Mi hai dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie. Il Signore è la forza del suo popolo, rifugio di salvezza nel suo consacrato. Salva il tuo popolo e la tua eredità, benedici, guidali e sostienili per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella dura lotta il Signore gli diede vittoria, perché più potente di tutto è il suo amore. Il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà dopo una breve sofferenza, vi confermerà e vi renderà forti e saldi. A lui la potenza nei secoli. Amen. Il Signore lo ha rivestito di gioia. Vi ha posto sul capo una splendida corona. Preghiamo. Dio onnipotente e misericordioso, che hai dato a Santo Ottavio un'invitta costanza fra i tormenti del martirio, rendici sereni nelle prove della vita e salvaci dalle insidie del maligno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal primo libro dei Maccabei.
In quei giorni Giuda e i suoi fratelli dissero: «Ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici. Andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo». Così si radunò tutto l'esercito e salirono al monte Sion. Si radunarono il mattino del 25 del nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell'anno 148, e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l'avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre e arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra e adorarono e benedissero il cielo che era stato loro propizio. Celebrarono la dedicazione dell'altare per 8 giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d'oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni e le celle sacre, munendole di porte. Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l'onta dei pagani. Giuda, i suoi fratelli e tutta l'assemblea di Israele poi stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell'altare nella loro ricorrenza, ogni anno per 8 giorni, cominciando dal 25 del mese di Chisleu con gioia ed esultanza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Tuo è il regno, Signore. Ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Tu domini tutto. Nella tua mano c'è forza e potenza. Con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: «Sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Ogni giorno insegnava nel Tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire, e così anche i capi del popolo. Ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell'ascoltarlo.
Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Pregare, rendere lode a Dio, al suo nome glorioso, è ciò che Gesù stesso ci prescrive e vuole che noi facciamo. Perché pregare? Se abbiamo il senso profondo della preghiera, allora sappiamo quel che facciamo e quel che diciamo. Molte volte la nostra preghiera è una preghiera sterile, una preghiera che non parla, una preghiera che non prega, è una preghiera che parla con il muro, quindi il silenzio nel silenzio. Se nell'etimologia della preghiera comprendiamo che cos'è, ci accorgiamo che pregare noi parliamo. Una preghiera è parlare con Dio, una preghiera è comunicare con Dio, una preghiera è aprire il nostro animo, il nostro cuore a Dio. Ecco perché la preghiera non va ricercata così, in giaculatorie o preghiere varie, brascicate qua e là, se lo facciamo pure durante il giorno, ma la preghiera invece è un contatto diretto con Dio. Ecco perché Gesù in questo brano del Vangelo ci richiama fortemente a questo, perché ognuno di noi nella casa di Dio, nella sua casa, perché ovunque c'è una croce e ovunque si conservi, sì e no, il Santissimo Sacramento è casa di Dio, ma c'è una casa molto più profonda che la casa di Dio nel nostro animo, nell'anima nostra. Perché? Perché è sempre dal Tempio che proviene la preghiera a Dio. E il Tempio siamo noi, ognuno di noi è Tempio di Dio. Ognuno di noi apre il suo tempio, cioè apre la sua anima, apre le porte del cuore e si rivolge a Dio. Ecco perché Gesù castiga coloro che hanno fatto del tempio una spelonca di ladri, dove tutto avviene per un affare, dove tutto si realizza per guadagnare, per vedere, così come facevano nel Tempio di Gerusalemme, dove vendevano ogni sorta di colombe, di cose, ecco, di cambiavalute, eccetera, ecco, per offrire a Dio. Dio non accetta. Ecco, questo è quello che ci vuol far capire. Gesù, Dio non accetta. Dio invece accetta, come abbiamo letto lì nel Salmo 50, il primo Salmo che abbiamo detto, accetta un animo contrito ed umiliato. Qual è la preghiera più accetta al Signore? La preghiera più accetta al Signore è quando nella nostra umiltà, nella nostra povertà, gli apriamo il cuore, l'anima e la mente, senza orgoglio. Però naturalmente la preghiera è veramente valida, la preghiera è veramente sincera nella misura in cui noi adempiamo alla parola di Dio. Non si può pregare e non andare a messa, non si può vivere la vita di Dio se non vissuta nei precetti del Signore. E allora questa è la forza che anche sostenuti i martiri. Oggi si celebra la festa di Sant'Ottavio Avventore, sono i compatroni di Torino,
questi santi che hanno dato la loro vita a causa del Vangelo, a causa di Cristo. Perché celebrare l'onomastico? Perché c'è una differenza che noi non comprenderemo mai. Mentre il compleanno, che è tanto festeggiato, appartiene al tempo, l'onomastico invece appartiene a Dio. Perché? Perché noi nel giorno in cui siamo stati battezzati e ci è stato posto un nome, quello è il nome che noi abbiamo assunto come cristiani, come coloro che da battezzati assumono un nome con un patrono particolare ed è il nome che ci è stato posto nel sacramento. E in una società come la nostra, purtroppo, dove si vedono troppe telenovele, dove anche il nome va di moda, al di là di chi chiama i figli mio, Mao, me, eccetera, e altre cose, poi ci sono quello che continua. Una volta va di moda il nome Gabriele, l'altra volta va il nome Matteo, l'altra volta va il nome di questo o di quell'altro. Vabbè, purché il nome sia cristiano e sia imposto quel giorno. Ecco perché anche Papa Francesco ci invita a celebrare l'onomastico, a celebrare il battesimo, e l'onomastico e il battesimo sono uniti insieme, perché io attraverso quel nome sono diventato cristiano, attraverso quel nome io appartengo al regno di Dio. Mentre il compleanno appartiene alla terra, ma i venti della terra passano, trascorrono, finiscono, mentre il nome viene ricordato perché il nome appartiene a Dio. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica questi doni, Signore, per la potenza della tua benedizione e accendi in noi la fiamma viva che sostenne Santo Ottavio tra le sofferenze del martirio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Con il tuo In spirito. alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e È giusta. veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore.
A imitazione di Cristo tuo figlio, il santo martire Ottavio ha dato la vita a testimonianza di Cristo che rivela nei inermi la forza del martirio. E allora, uniti agli angeli e ai santi, unanimi, proclamiamo l'inno della tua lode. Santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni di cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna nel alto dei cieli. Osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che Santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Santo, santo, santo il Signore, Dio Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Ciro e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, con Valeriano e Cecilia, Benedetto, Santo Ottavio e Avventore e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai detto la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio. E togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunica, Padre, lo spirito di fortezza che rese Sant'Ottavio fedele nel servizio e vittorioso nel martirio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Triduo in onore di Santa Cecilia. O invitta pia e gloriosa Santa Cecilia, vergine e martire di meriti sublimi, che fosti da Dio contraddistinta con da singolare protezione. Facci degni di te e dei benefici di nostro Signore Gesù Cristo e prega per noi. Tu hai che prestato la tua arte celeste alla musica, alla lode del Signore e alla sua grazia. Ottienici grazie con il tuo sposo Valeriano per le sorelle, per i sacerdoti, per la famiglia associativa e invoca a Gesù perché scelga altre sorelle a seguire il tuo esempio. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.